Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Natale è arrivato, puntata che farà riferimento quindi a questa festa, la più importante dell'anno, e in cui proseguiremo il nostro viaggio attraverso le regioni d'Italia. Questa volta parleremo del Piemonte e dei piatti tipici di questa regione, così interessanti. L'alberghiero apre nuovamente le sue porte alle nostre telecamere e andiamo a parlare immediatamente con il professor Luigi Manzo e i suoi studenti durante una lezione di sala bar. Perché questi oggetti sul tavolo della sala bar, professore? Sì, intanto buongiorno a tutti e tra un po' vi daremo anche gli auguri. Oggi la lezione è dedicata al Piemonte, quindi con lo chef De Benedetto vedrete dei piatti piemontesi. Noi ovviamente in sala e vendita ci occuperemo invece di comunicazione, non soltanto del vino che dopo troveremo anche a fare una degustazione, abbiamo scelto un Freisa, ma parleremo anche del territorio, perché il nostro obiettivo non è soltanto vendere un vino, quello a volte i clienti sanno anche scegliere da soli, ma parlare del territorio. E quindi abbiamo preso tre oggetti. Vabbè, il primo, semplice comprensione, in realtà questo è un reperto dell'Ottocento, è il Tast Van, che oggi non si usa più perché oggi è stato sostituito dai bicchieri ISO. Una volta si appendeva al collo e poi si faceva la degustazione. Poi abbiamo un Aston Martin, un oggettino, un modellino, perché? Perché parlando del Piemonte ci siamo concentrati su Torino e quindi abbiamo parlato e parleremo del Museo del Cinema che c'è all'interno della Mole Antonelliana, che ovviamente fa parte di una rete museale, perché la più interessante forse secondo me come polo, come museo, è quello egizio. Infatti abbiamo un libro dedicato al museo egizio. Sono tre oggetti diversi, però che hanno un'unica finalità: mostrare anche quali sono le cose che si possono vedere dopo un ottimo pranzo, dopo un'ottima cena, oppure sul territorio, perché ripeto, oggi toccava a Torino. Andando in Piemonte non si poteva fare a meno di parlare del buon vino Freisa. Ce lo descrive con le sue caratteristiche Francesca. Sì, buongiorno. Oggi presenteremo il vino Freisa. È un vino tipico del Piemonte. Questo vino viene prodotto nello specifico nelle province di Cuneo, Asti e Torino. È un vino rosso che può essere abbinato a primi piatti piemontesi e secondi piatti a base di carne, e al suo colore è rosso rubino, e alla degustazione questo vino riporta i profumi di viola, rosa e frutti di bosco. Certo, professore, allora lo abbiniamo a che cosa se dovessimo sceglierlo per la nostra tavola di Natale? Allora, ci sono varie tipologie, c'è anche una tipologia frizzante, però comunque è un vino che si adatta bene ai primi piatti e ai secondi piatti. Ora, se mi confermeranno dalla cucina, credo che gli agnolotti alla piemontese sia uno dei piatti proposti dallo chef. Ecco, lì andrebbe bene. Lì sarebbe proprio il vino più indicato. Bene, oggi ci ritroviamo a parlare della cucina piemontese e della sua regione, e confina con la Liguria, Emilia Romagna, la Lombardia, la Svizzera, la Valle d'Aosta e la Francia. Il suo capoluogo è Torino, è molto famosa per i suoi luoghi turistici,
ed è molto conosciuta anche per i suoi piatti raffinati e i suoi vini molto famosi. Bene, vediamo quali sono allora questi piatti così raffinati e tipici della cucina piemontese. Ne parliamo con il professor Giberto De Benedetto, che abbiamo incontrato nella sua cucina con i suoi studenti di seconda A. Allora, che piatti avete preparato, professore? Ok, allora, tanto la cucina piemontese è una cucina che offre un enorme ventaglio di preparazioni, di piatti, di gastronomia, e non abbiamo potuto giustamente rappresentarle tutte, abbiamo cercato di scegliere quelle più, insomma, più importanti. Abbiamo pensato di partire dagli antipasti con la bagna cauda, e vedrete poi i ragazzi che la fanno nella preparazione, che utilizza molti prodotti vegetali anche di stagione. Poi abbiamo l'insalata russa, altro piatto tipico stranamente piemontese, anche se molti la dicono a cucina italiana, però è piemontese. Per arrivare poi ai ravioli, due tipi di ravioli, da noi chiamati ravioli, ma loro vengono definiti ravioli col plin, che sta a significare chiusi con un pizzicotto, e i classici agnolotti, dunque avremo le due versioni. Per poi arrivare al nostro bollito di manzo con le salse verdi, in realtà sarebbe un bollito composto da almeno 7 pezzi di manzo di vario genere, di varie qualità, e almeno 7 salse. Sin arrivare poi, dulcis in fondo, al nostro tratto il risotto. Abbiamo anche un risotto al Barolo, col vino tipico, insomma, della zona del Piemonte. Per arrivare poi ai dolci, in cui abbiamo rappresentato, diciamo, la pasticceria finale con i classici crumiri e i bassi di Dama. Bene, allora mettiamoci subito al lavoro. Matteo, partiamo dalla bagna a cauda, che è una preparazione tipica e della civiltà contadina, se vogliamo. Quali sono gli ingredienti? Bene, come ha detto lei, la bagna cauda è una salsina povera preparata con aglio, peperoncino, acciughe e vino e olio. Certo, professore, l'acciuga ci accomuna al Piemonte, perché in realtà è arrivata in Piemonte partendo da noi. Sì, è partita da noi con gli scambi che si facevano un tempo con i baratti, per cui noi portavamo sulle acciughe, loro portavano altri prodotti, e loro praticamente hanno utilizzato questa acciuga, insomma, di provenienza del Mar Ligure. Non è detto che lo sia del Mar Ligure, comunque, insomma, del nostro Mar Mediterraneo, e viene utilizzata per fare questa preparazione. Normalmente viene vediamo adesso. Sì, certo, viene preparata, sfilettata, però vediamo in dettaglio gli ingredienti di questo piatto. Allora, qua possiamo ritrovare l'aglio, il peperoncino, le acciughe, che sono per fare la salsa, e poi si mangia intingendo i cardi, i peperoni, il cipollotto, le patate e anche la barbabietola. Certo, il cardo va scottato prima oppure si mangia così? Diciamo che tutte le verdure andrebbero scottate, si possono sicuramente mangiare anche crude, abbiamo addirittura la corrente dei crudisti che mangiano tutto crudo, però normalmente la ricetta vuole che i prodotti siano passati o in acqua o leggermente in forno. Certo, come si procede poi per la preparazione? Seguiamola un po' nel dettaglio, perché se la vogliamo ripetere e rifare. Allora, iniziamo pulendo l'aglio e mettendolo in questa terrina che si riscalda con le candele e si fa ammorbidire, poi ci si aggiunge l'acciuga, l'olio e il vino e si frulla il tutto. Sì. Benissimo, allora è anche semplice come preparazione e di grande effetto, però il nostro antipasto prevede anche la preparazione dell'insalata russa. Allora ci spostiamo, professore, andiamo qui, vediamo come è stata già impiattata, quindi sì, la mise en place in due versioni, è una versione a porzione, e apro una parentesi, è importante che anche nei nostri banchetti, pranzi, cene, natalizi, delle feste, appunto, si usi servire le varie portate a porzione, non con delle sperlunghe, proprio per rispettare quelle che sono le norme anti-Covid. Quindi questa potrebbe essere una buonissima soluzione. Come l'abbiamo fatta, professore? Allora, tanto la preparazione questa è una preparazione tecnica, praticamente all'italiana. Viene fatta direttamente nel piatto, viene servita dalla cucina e portata in sala, coperta da una cloche, che è una campana che può essere solitamente in argento o un altro metallo, proprio per evitare che ci siano contaminazioni di vario genere, no? Ultimamente nella cucina era stata, nelle cucine classiche, per motivi di tempo, per motivi di, insomma,
di vari motivi è stata un po' dimenticata, no? Il discorso della cloche, ma ultimamente viene tornata un po' in auge. Comunque viene preparata nel piatto, proprio esteticamente bella a vedersi. Sappiamo che ormai tutti vogliono comunque curare la parte estetica, la prima cosa che si fa quando si va al tavolo è fotografare. E niente, poi la preparazione, come dicevo, l'abbiamo già vista altre volte, è una preparazione semplice, è un'addizione di una salsa fredda, che in questo caso è la maionese, e viene fatta con tuorli d'uova freschi e olio di semi. Viene praticamente amalgamata piano piano e si forma questa salsa. Senza limone, aceto? Diciamo che i condimenti aromatici vengono messi all'ultimo, sale, limone, aceto, anche un goccino d'acqua. E dopo che la maionese è montata, che oggi sì, poi nelle nostre case si fa con un mini pimere, certo, ed è facilissimo. Diciamo che è un'emulsione tra l'olio tra il tuorlo d'uovo e gli albumi. Diciamo che è un alimento abbastanza grasso, però siamo in inverno, poi la nostra dottoressa spiegherà. E poi volevo chiederle un'altra cosa. Le uova, come si fa a pastorizzarle? Per evitare appunto che contengano dei batteri o... Allora, noi solitamente pastorizzate compriamo addirittura, ci sono già delle confezioni con uova pastorizzate, con tuorli o sono albumi o sono uova. Normalmente, se no, diciamo, nella preparazione della maionese, nella ristorazione, quella del giorno d'oggi, è difficile che la si trovi, proprio per il motivo che è di facile contaminazione. Dunque, la maionese vera e propria la si fa in casa, magari la fanno le nostre massaie e la consumano in casa, ma a livello di ristorazione è abbastanza difficile. Noi la facciamo a scuola perché dobbiamo comunque insegnarla, è uno step importante perché fa parte delle salse e i ragazzi devono conoscerle, ma ripeto, nella ristorazione classica è abbastanza difficile. La possiamo trovare magari nella ristorazione della gourmet, no? Dove praticamente abbiamo diverse... Viene fatta proprio davanti al cliente. Viene fatta davanti al cliente e allora in questo modo abbiamo la certezza, insomma, che non ci siano contaminazioni, viene svolta tipo come se fosse una preparazione flambé. Certo, allora prepariamo questa maionese, poi quali sono gli altri ingredienti che abbiamo impiegato? Certo, poi oltre, diciamo, alla salsa maionese abbiamo gli elementi aromatici, e diciamo che sono in questo caso i prodotti dell'orto. In questo caso abbiamo usato le carote, le patate, i piselli, che anche se non sono di stagione comunque hanno tutte bianchite in precedenza queste verdure. Certo, hanno tempi di cottura diversi perché capiamo benissimo che sia le carote e le patate hanno una solidità diversa, i piselli invece di no, comunque vengono tutte sbianchite, poi vengono raffreddate e unite alla maionese. Sottaceti no? In più abbiamo anche i sottaceti, in questo caso abbiamo già presi, che possono essere anche sott'olio, in questo caso carote, olive, carciofini, capperi, via dicendo. E si mescola il tutto e poi si dà questa forma. Benissimo, e abbiamo chiuso con i nostri antipasti. Professoressa Molino, allora, riguardo alle uova e alla loro pastorizzazione ci ha già tranquillizzato il professor De Benedetto, e quindi si possono in famiglia tranquillamente usare quelle che si acquistano ovviamente dal supermercato, forse quelle acquistate dal contadino, proprio vendita diretta, hanno bisogno di accortezze in più. Certo, e questo è un argomento piuttosto importante perché si parla della nostra sicurezza, diciamo, dal punto di vista igienico. Dunque, diciamo che le uova sono di solito soggette a delle infezioni batteriche anche piuttosto impegnative. La salmonella, diciamo, è uno dei batteri che potrebbero trovarsi nelle uova, ma ce ne sono anche molti altri. Però bisogna diciamo, avere alcune accortezze da trattare. Allora, le uova quando si acquistano non devono mai essere lavate perché, e riposte poi nel frigo, perché questo leva, diciamo, toglie diciamo, all'esterno una pellicola protettiva che è presente naturalmente nelle uova e che impedisce l'ingresso di batteri dall'esterno. Quindi quando abbiamo delle uova che provengono da un contadino, che potrebbero anche essere sporche, vanno tenute all'interno del frigorifero solamente in un contenitore chiuso in modo che non ci possa essere una contaminazione verso l'esterno, e vanno lavate solamente poco prima dell'utilizzo in modo che non ci sia questo discorso, diciamo così, della mancata protezione dall'ingresso di batteri. E poi vanno consumate nel giro di pochi giorni, questo proprio per garantire la presenza all'interno dell'uovo di un altro antibatterico importante, che è l'isozima, che è una proteina che viene usata anche per esempio come ingrediente del grana padano, proprio come antibatterico, è assolutamente naturale e innocua,
e anzi è utile per il nostro organismo perché ci difende proprio dalle infezioni batteriche. Quindi diciamo che queste sono le accortezze principali: conservare in frigorifero, mai nello scomparto dedicato alle uova presente diciamo nei nostri frigoriferi, ma sempre nella loro confezione originale oppure quando non è presente all'interno di un contenitore ermeticamente chiuso. Quindi quando compriamo le uova al supermercato possiamo stare tranquilli e con queste accortezze poi utilizzarle in tutta tranquillità. Riguardo a questi antipasti, dottoressa, che cosa possiamo dire? Bene, diciamo che la cucina piemontese in genere è una cucina chiaramente di terra, quindi l'alimento prevalente è la carne, però ci sono delle caratteristiche interessanti che la rendono proprio parte integrante della dieta mediterranea, quindi l'utilizzo di verdure di tutti i tipi. Queste che vedete sono diciamo verdure di stagione che vengono utilizzate proprio in questo momento, la presenza di spezie o comunque di aromi che vengono utilizzati, tra cui l'aglio e i capperi. L'aglio ha un'azione importantissima proprio per aumentare le nostre difese immunitarie in questa stagione e oltretutto ci aiuta a ridurre la glicemia. I capperi invece hanno una proprietà importante, contengono rutina che è un antiaggregante piastrinico, quindi praticamente fluidifica il nostro sangue e ci aiuta anche qui ad essere più in salute. E poi abbiamo l'utilizzo dell'acciuga, che è un'acciuga sotto sale nella ricetta originale, quindi va dissalata accuratamente. E l'acciuga, come ben sappiamo, è un pesce azzurro, quindi ci permette di avere iodio, ci permette di avere omega 3, quindi grassi buoni che aiutano anche a limitare gli effetti della carne, che potrebbero in eccesso non essere proprio così salutari. Se noi facciamo una maionese con un olio di semi invece che con un olio extravergine, abbattiamo un po' il numero delle calorie e la facciamo un pochino più light o no? Ecco, questa è una bellissima domanda, perché molte persone pensano che l'olio d'oliva abbia un determinato numero di calorie e che gli oli di semi invece siano più leggeri. Ecco, questa è una cosa che va sfatata. Dal punto di vista calorico, le calorie sono sempre le stesse per qualsiasi tipo di olio, cioè circa 899 calorie per 100 grammi, e questo è invariato rispetto al tipo di alimento da cui viene tratto l'olio. Questo perché la composizione di un olio è sempre quasi 100% di lipidi, quindi diciamo che non è questo. Cambia sicuramente il sapore e il gusto. Io consiglio comunque un olio extravergine d'oliva oppure un olio non particolarmente impattante nel sapore come l'olio di girasole, che ha delle ottime proprietà anche dal punto di vista nutrizionale per la presenza di grassi poliinsaturi essenziali. Grazie dottoressa, allora consumiamo tranquillamente, serenamente queste preparazioni cercando di non eccedere nelle quantità. Leonardo, allora qui che cosa abbiamo preparato come primo piatto? Allora abbiamo fatto gli agnellotti al ragù e i ravioli al plin. Bisogna impararle un po' anche queste definizioni, perché qui da noi non si usano assolutamente, però è giusto che i ragazzi imparino proprio le preparazioni di tutta l'Italia, che è quello che faremo in questo ciclo di trasmissioni. Allora, come le abbiamo preparate, professori? Diciamo prima gli ingredienti, cominciamo dai gli agnolotti. Sì. L'agnolotto, che come vedete in realtà poi è il nostro raviolo, in questo caso è stato farcito con una doppia farcia composta, una di carne e l'altra metà 50% di verdure, in questo caso bietole, verze, vengono scottate, poi vengono unite al ragù, in questo caso composto da maiale e manzo, con una mirepoix di carote, sedano e cipolle, vengono fatte sfumare, si uniscono assieme, vengono poi tritate e vengono aggiunte, viene aggiunto un tuorlo d'uovo. Alcuni mettono l'uovo intero, ma il problema dell'uovo intero è l'albume che, gonfiandosi durante la cottura, potrebbe magari... Forse non ho capito bene io. Allora, si fa prima il ragù con questi due tipi di carne di cui mi parlava, facendo questa mirepoix, facendola poi sfumare, aggiungendo poi naturalmente la polpa di pomodoro e poi... E poi vengono aggiunte queste verdure, in questo caso bietole oppure spinaci. Le abbiamo prima scottate. Vengono scottate leggermente in pochissima acqua o anche cotte al vapore, proprio per non far perdere diciamo, i principi nutritivi. Poi vengono tritate e vengono unite a questo ragù. A questo ragù, quindi il ripieno è misto, certo. Di ragù e di verdure. Dopodiché viene fatta la pasta all'uovo, come sempre un chilo di farina di semola e almeno 8 tuorli, come dice la cucina emiliana.
viene fatto il composto, viene tirato al mattarello e con l'aiuto di un sacco a poscia o con un cucchiaio vengono farciti questi agnolotti, questi qui. Mentre invece questi altri qui, diciamo che l'agnolotto classico lo si fa con la rotella, in questo caso la vedete qui, la rotella per tirare i ravioli, per, diciamo, per chiuderli, tagliarli, mentre invece quelli del plin sono, come dice la ricetta piemontese, devono essere chiusi con un pizzicotto, che dunque vengono chiusi, e vengono mangiati proprio come li vedete. Storicamente, diciamo, venivano messi dentro un tovagliolo e venivano serviti come insalata. Quindi stendiamo queste sfoglie prima, sì. E devono essere sottili o di che spessore? Diciamo che tendenzialmente devono essere sottili, adesso tirandolo con la macchina la misura dovrebbe essere circa 1, ma noi andiamo in maniera empirica, vediamo, quando riusciamo a vedere il colore della pelle rosa attraverso la pasta, capiamo. Un sistema può essere questo, mettere sotto una mano e far vedere che la sfoglia è trasparente, quindi vuol dire che ha dello spessore giusto. Dopodiché, mi diceva, con un sac à poche si fanno tutti i mucchietti, si richiude questa sfoglia e poi con la rotella si ricavano appunto questi agnolotti, che poi assomigliano molto ai nostri ravioli, ma non per il contenuto. E vediamo poi questi ravioli del plin invece come sono stati fatti. E come dicevo, invece di essere chiusi con la rotella, che praticamente racchiude le due paste, vengono racchiusi sempre nel solito modo, a mano, mettendo praticamente tra i due lembi di pasta il ripieno, ma vengono chiusi a mano pizzicando il lembo diciamo, cucendo i lati del raviolo, diciamo, dandoci un pizzicotto, e da lì viene il plin. Però la particolarità, dicevo, è che storicamente venivano sempre cotti, lessati, ma poi venivano serviti direttamente nel tovagliolo, come li vedete, venivano praticamente presi direttamente a mano dal consumatore. E grande estimatore Cavour, che gli piacevano in maniera particolare, infatti si ricorda storicamente che andava nel Monferrato e aveva un suo locale, il suo ristorante, al solito tavolo preferito. Mangiava sempre i soliti suoi ravioli del primo. Certo, poi come vengono conditi, sia gli uni che gli altri? Allora, in questo caso noi abbiamo utilizzato un condimento abbastanza, insomma, abbastanza corposo, abbiamo fatto un ragù, come ho detto prima, carne di maiale, carne di manzo e trito di verdure, o invece quelli del plin vengono giustamente lessati e cosparsi poi con un velo di parmigiano o di formaggio tipico piemontese. Sì, burro e salvia potrebbero andare bene. Sì. Però ecco, diciamo che le preparazioni classica, storica, era direttamente così, con il massimo del formaggio sopra. Bene, allora buon appetito anche con questi agnolotti e ravioli del plin. Il Piemonte è notoriamente zona di risaie, con i risi più buoni d'Italia, e terra produttrice di un altro ingrediente di questo primo piatto, che è il vino Barolo. Quindi avrete capito che vi facciamo vedere come si fa un ottimo risotto al Barolo. Vediamo prima gli ingredienti, professore. Ok, gli ingredienti, allora, un ottimo riso, come hai detto tu, il Piemonte è una delle prime regioni in Italia, se non la principale produttrice di riso nel Vercellese. E dunque abbiamo un riso, in questo caso abbiamo un riso Carnaroli, si può usare anche un Viola Nenaro, comunque un riso di qualità. E poi abbiamo il nostro vino, abbiamo una cipolla che viene tritata, si fa il classico fondo in casserola con olio e cipolla, si mette il riso a tostare, si marca unendo un po' di vino, dopodiché per almeno 15 minuti aggiungendo brodo, in questo caso brodo di carne, viene portato a cottura il riso e alla fine viene mantecato con burro e parmigiano. Dopo circa 15 minuti, quando risulta londa, cioè non troppo liquido, neanche troppo denso, viene composto nel piatto. In questo caso noi l'abbiamo messo uno stampino, l'abbiamo servito in questo modo perché, come abbiamo detto, l'occhio vuole la sua parte. Però ripeto che questo tipo di servizio della cucina italiana è abbastanza complicato, serve una grande manovalanza, serve tanta gente in cucina e lo si ottiene giusto nella ristorazione gourmet. Benissimo, ma intanto ci trasferiamo al banco di lavoro, dove il nostro Matteo appunto sta realizzando questo buon risotto al Barolo. A che punto siamo, professore? Stiamo aggiungendo appunto il brodo per portarlo a cottura. Quando si sfuma con il Barolo, subito all'inizio, appena il riso è stato marcato? Sì, si sfuma subito, si fa marcare, come ho detto prima, olio e cipolla, anche volendo un pezzo di scalogno, un pezzettino. Dopodiché si mette il riso, si fa marcare bene e poi viene aggiunto il vino. Si fa quanto perdere. Vino per una quantità tot di riso dobbiamo utilizzare? Lo vediamo così a occhio oppure c'è una quantità precisa? No,
la proporzione è da 1 a praticamente 10 a 2, dunque se abbiamo, non so, un chilo di riso abbiamo circa 200 ml di vino. Noi sappiamo che poi durante la preparazione la parte alcolica si volatilizza e rimane giusto l'aroma. Dopodiché viene portato a cottura, come detto prima, aggiungendo del brodo, in questo caso abbiamo del brodo di carne. No. In finale non diamo ancora una spruzzata? In finale si può anche dare una spruzzata, però rimane molto la parte alcolica che risulterebbe per alcuni magari abbastanza pesante, e alcuni addirittura mettono anche volendo della trevigiana, alcuni altri addirittura della salsiccia all'interno. Bene, e poi lo estraiamo dal fornello e mantechiamo. Mantechiamo con del burro fresco o anche del formaggio raschera, comunque dei formaggi anche tipici anche dalla Val d'Aosta. O comunque, insomma, del Piemonte ne ha tantissimo. Buonissimo, un profumo è delizioso. Grazie. Dottoressa, alcune note nutrizionali perché possiamo mangiare tranquillamente e assaporare questi primi piatti? Bene, diciamo che sono due primi piatti molto differenti. Il primo è, diciamo, il discorso dei ravioli d'Alplin, sono un piatto che viene condito con un bel ragù potente, diciamo così, quindi ricco di proteine di origine animale. E invece abbiamo poi il risotto che è invece su base vegetariana. E sul risotto ovviamente abbiamo le proprietà, diciamo, importanti di quelli degli ingredienti che vengono impiegati. Quindi abbiamo il discorso della cipolla dello scalogno, che ci forniscono quercetina, che è un antiossidante, che non si rovina nemmeno in cottura. Abbiamo il riso, che è un alimento importante, senza glutine, certamente ricco di amido, che però è diciamo quello, il nutriente che dovrebbe fornirci più del 50% delle calorie giornaliere per avere, diciamo, una dieta corretta e bilanciata. E poi abbiamo le proprietà del vino, del radicchio, che sono entrambi, diciamo, hanno questa colorazione particolare perché sono ricchi di antociani. Gli antociani sono delle sostanze, anche queste resistenti in cottura, che hanno un effetto antitumorale piuttosto importante. E in più il discorso dei polifenoli che rimangono all'interno del nostro risotto, che originano dal vino. Il vino, sappiamo tutti che è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia, diciamo, della dieta mediterranea come bevanda di elezione. Non dobbiamo assolutamente esagerare, però in piccole quantità il vino rosso ci protegge anche da alcune malattie. Quindi cerchiamo di utilizzare, diciamo, questi spunti nutrizionali. Certo. Professoressa, ora la chiamo proprio come deve essere chiamata, perché è un'insegnante appunto di questa scuola. Perché è importante insegnare scienza dell'alimentazione proprio in un percorso di studi finalizzato alla ristorazione oppure alla sala bar o all'accoglienza turistica? Bene, diciamo che questa disciplina, la scienza degli alimenti, è una scienza e i nostri ragazzi devono abituarsi al fatto che le scienze non devono essere trascurate, perché sono la base di un lavoro a livello, diciamo così, elevato, come può essere il lavoro del cuoco. Cucinare non è solamente mettere insieme degli alimenti, ma è capirne le qualità nutrizionali e scegliere per i nostri clienti i piatti migliori, i piatti più adatti. Anche perché si sta sviluppando molto questa attenzione alla sana e corretta alimentazione, ne va proprio della nostra salute. Certamente, perché abbiamo studi, diciamo, da decenni che ci dicono che la corretta alimentazione può prevenire le malattie croniche che possono interessare le persone, diciamo, più avanti negli anni, quindi le malattie cardiovascolari, le demenze, i tumori, malattie degenerative in genere, sono tutte, diciamo così, prevenibili utilizzando una buona educazione alimentare. Mentre Kevin prepara tutti gli odori per il bollito, raccontiamo sempre col professor De Benedetto. Allora, questo è il bollito classico in salsa verde piemontese. In questo caso abbiamo dei ritagli di manzo, abbiamo sottocosta, abbiamo della pancia, si può utilizzare la lingua, si può usare la coda. Diciamo che in realtà la cucina tipica piemontese vorrebbe addirittura 7 pezzi di, diciamo, di carne diversi del manzo, i quali vengono tagliati, poi vengono resi in misura, diciamo, da potersi consumare direttamente senza doverle poi, perché sono, vedete che sono in realtà molto ricchi di grasso, dunque vengono cotti nell'acqua, in acqua calda, l'acqua deve essere già calda, con i vari vegetali che lui sta tagliando, in questo caso abbiamo sedano, carote e cipolle. Quando l'acqua è praticamente circa 20 minuti, mezz'ora, comunque in ebollizione, uniamo questi pezzi di carne. Vengono fatti cuocere per almeno 2 ore a fuoco lento, dopodiché vengono
estratti, messi nel piatto e serviti con una salsa verde. Ecco, il brodo si può consumare, quello che si è ricavato dalla cottura della carne? Sì, in questo caso noi utilizziamo questo brodo che viene fatto partendo da acqua calda, dunque in realtà il contatto della carne con l'acqua calda fa sì che la sostanza nutritiva dell'alimento rimanga all'interno. Se vogliamo fare invece un buon brodo, normalmente si parte ad acqua fredda. Si può comunque utilizzare l'acqua del brodo e comunque utilizzare per fare insomma mille altre cose, ma per avere un buon brodo, ripeto, sarebbe sempre meglio partire con l'immersione del prodotto, della sostanza nutritiva proteica, in acqua fredda. Quindi 2 ore di cottura, dopodiché come viene servito nel piatto? In questo modo? In questo caso sempre, noi parliamo sempre di cucina di servizio all'italiana, dunque con la cloche portata direttamente al cliente, viene servito in questo modo, calda giustamente, con della salsa verde, che in questo caso vedete qui, che è una salsa composta di aglio, olio, prezzemolo, tuorlo d'uovo, capri, acciughe. Buonissima, vediamo come si fa però, passo per passo. Allora, la preparazione è molto semplice, adesso in questo caso a primi tempi veniva utilizzato il mortaio, se no addirittura il coltello trinciato direttamente. Comunque si utilizza del prezzemolo, si trita il prezzemolo, viene aggiunto dell'acciuga, dei capperi, del tuorlo d'uovo sodo e alla fine viene addizionato con un po' di sale. Si aggiunge l'olio per completare la preparazione e viene servita di fianco alla preparazione. Anche in questo caso, come abbiamo i 7 pezzi di carne diversi, dovremo avere 7 salse per il bollito. In questo caso potrebbe essere la salsa verde, una senape, della maionese. Diciamo che la tradizione tipica piemontese è servire insieme ai 7 pezzi di carne anche 7 salse diverse. Certo, professore, deve essere servito in questo modo il bollito veramente gustoso. Dottoressa, allora, del bollito, della carne, fa bene? Che tipi di carne è più utile consumare proprio per la nostra salute? Allora, diciamo che la carne è un argomento molto molto vasto, bisogna imparare a sceglierla correttamente perché il tipo di allevamento influisce necessariamente sulla qualità nutrizionale della carne. La maggior parte della carne che noi, diciamo, a cui noi possiamo avere accesso è carne derivante da allevamenti intensivi, cioè significa che abbiamo tanti animali in poco spazio per aumentare la produzione e questo garantisce carne a basso costo ma anche di bassa qualità nutrizionale, cioè carne nella quale noi troviamo un quantitativo di proteine più basso rispetto a carne da allevamenti estensivi, cioè i famosi allevamenti biologici o comunque gli allevamenti nei quali ci sono meno animali nell'unità di spazio. E poi, oltre ad avere meno proteine, si hanno anche meno ferro, meno magnesio. Questo perché l'animale negli allevamenti intensivi si muove molto poco e di conseguenza il muscolo, diciamo, di questo animale non è particolarmente abituato al movimento e di conseguenza è più povero dal punto di vista nutrizionale. Certo. Questa carne da allevamenti estensivi è difficile da trovare oppure, insomma, ci sono delle macellerie specializzate? Allora, diciamo che certamente le macellerie hanno un'attenzione maggiore da questo punto di vista e ci danno una garanzia di qualità superiore. Ci sono delle possibilità anche nella grande distribuzione, quindi in questo caso dovremmo scegliere carne biologica o comunque che derivi da allevamenti nei quali è ridotto l'uso degli antibiotici. Questo significa che ci sono comunque meno animali, diciamo, in questo allevamento e quindi è minore anche il ricorso a farmaci per evitare che ci possano essere delle malattie all'interno dell'allevamento. Professore, in questa lezione avrete anche uno spazio dedicato agli abbinamenti più idonei dei nostri vini, facciamo riferimento soprattutto ai vini del nostro territorio che sono di gran qualità, sono delle eccellenze, ai piatti di un menù natalizio. Allora, che cosa possiamo offrire in un menù per esempio a base di pesce oppure in un menù a base di carne? Allora, intanto la prima regola è partire con vini leggeri, quindi tutti gli antipasti va un vino leggero e quindi possiamo anche proporre uno spumante base vermentino, albarola, ci sono anche degli ottimi spumanti, anche se sappiamo che il prosecco noi non ci interessa, noi qua siamo in Liguria e quindi cerchiamo di proporre un vino del territorio, quindi uno spumante va bene perché è una bassa gradazione quindi può far partire. Se è pesce, primo e secondo piatti possiamo abbinare un solo tipo di vino, possiamo anche provare un Colline di Levanto,
che è un vino meno conosciuto del Cinque Terre, ma altrettanto ottimo, oppure un classico Colli di Luni Vermentino, quindi con il pesce. Mentre invece se fosse un primo piatto, un secondo piatto, diciamo a base terra, allora anche in questo caso ci sono, potremmo anche proporre un Golfo dei Poeti GT. Golfo dei Poeti GT, che comunque è un vino del territorio, o un classico Colli di Luni Rosso, oppure un Colline di Levanto, anche in questo caso. Mentre invece per il dolce, qualunque esso sia, un pan dolce, un panettone, un pandoro, il moscato. Ma il moscato in questo caso potremmo scegliere un moscato del territorio, un moscato del Tiguglio, un Portofino DOC, quindi scegliamo comunque un vino dolce che va abbinato al dolce, oppure un passito classico. Che sia un passito IGT oppure il classico Chacquetrat vanno benissimo. E un consiglio di non bere troppo, quello è fondamentale, quindi di degustare, quindi non bere ma degustare, perché se impariamo a degustare possiamo scegliere anche varie tipologie di vino senza stare poi comunque male alla fine. E soprattutto seguendo questa regola che abbiamo detto, si parte da più leggeri e poi si va via man mano ad aumentare con i più corposi e dulcis in fondo, ecco perché il passito tenete presente che è molto alcolico, 16 gradi, un moscato d'Asti invece dolce e meno alcolico, un moscato d'Asti è un moscato del territorio. Che bontà questi crumiri, i baci di dama, gli amaretti, il bonnet, quanti dolci hanno preparato i nostri ragazzi con il professor De Benedetto. E pensate, i crumiri, che sono una preparazione tipica appunto piemontese, ci vengono spiegati da un'alunna marocchina che abbiamo già conosciuto nella precedente puntata, Yusra. Allora, ci puoi spiegare come vengono fatti gli ingredienti e poi l'esecuzione? Bene, allora gli ingredienti mi serve 140 g di burro freddo e 140 g di farina di mais e 100 g di farina 00 e poi 75 di zucchero e poi 2 torri di uova e un pizzico di sale e mescoliamo tutto e impastare velocemente e poi... Fai vedere appunto la consistenza, è come una frolla praticamente, vero professore? Ecco, ora si è un pochino indurita, però basta rimanipolarla e diventa della giusta consistenza. E poi la prendiamo, ne prendiamo una piccola quantità con le mani e diamo questa forma, questa caratteristica forma, e quindi andiamo ad allineare tutti i nostri crumiri in una teglia dove abbiamo disposto della carta da forno. Professore, quanto devono cuocere e a quale temperatura? Allora, i crumiri cuociono a circa 180 gradi per almeno un quarto d'ora, ma la particolarità adesso la nostra Justri li sta facendo a mano, ma in realtà andrebbero messi in un sac à poche. La pasta in realtà adesso è venuta molto dura, ma fa oggi fa abbastanza freddo e vengono messi dentro questo sac à poche. Ecco, quando è più morbida comunque la preparazione. Dopodiché si mette questo beccuccio, poi schiacciando con una leggera pressione si forma questo piccolo pezzettino di pasta, questo pezzo di gnocco, il quale viene tagliato e viene data questa forma. La forma del crumiro in realtà non è una forma a caso, è una forma fatta in onore di Vittorio Emanuele dai piemontesi ed è stata praticamente proprio coniata nel 1848, purtroppo alla sua morte, e ricordano i baffi di Re Vittorio. Ecco, quindi la classica forma ricorda appunto i baffi del sovrano Vittorio Emanuele. Leonardo ci spiega come si fa il bonnet. Allora, il bonnet si fa aggiungendo i tuorli con lo zucchero nel frullatore. Planetaria, se uno ce l'ha, e poi ci aggiungiamo i biscotti con gli amaretti col cacao, li frulliamo tipo per far venire la farina e poi aggiungiamo tutto nella planetaria con il latte, un goccetto di rum e basta, e si forma appunto una crema che poi andrà fatta rassodare mettendola nel frigo. Però
poi delle piccole porzioni vengono messe in questi pirottini qua, che facciamo vedere. Ecco, sul fondo però abbiamo messo dello zucchero caramellato, che possiamo fare benissimo in casa facendo sciogliere lo zucchero con un pochino d'acqua sul fuoco. E poi presentiamo la preparazione in questo modo, con il bonè, una ciliegina e altro zucchero caramellato. Benissimo. Professore, le dosi esatte che ci vogliono di ciascuno degli ingredienti di questo piatto. Ok, io vorrei ricordare intanto questo dolce, ricorda un po', si chiama bonette, perché ricorda un po' il famoso cappello del prete che si usava una volta, non so se vi ricordate, veniva messo proprio a forma di budino, veniva messo in testa, e i piemontesi l'hanno voluto praticamente omaggiare facendo questo dolcetto. Questo in realtà è un budino normalissimo che la massaia fa, noi lo possiamo praticamente ricordare impostando praticamente nella memoria più semplice il fatto che si fa con un bicchiere di latte, un tuorlo d'uovo, volendo anche un uovo intero, un cucchiaio di zucchero. Questa è la preparazione, dunque, un uovo intero. Un bicchiere di latte e un cucchiaio di zucchero. Questa è la preparazione di base. Dopodiché abbiamo anche sperimentato il fatto di poterlo fare anche a casa senza utilizzare il classico forno, ma lo si può fare anche non utilizzando però la stagnola, ma un bicchiere, mettendolo nel forno a microonde. Nel forno a microonde, nel giro di circa 7 minuti di cottura, praticamente l'uovo arriva a oltre 60 gradi, si solidifica e dopodiché viene tolto e messo in frigorifero, rigirato, sformato, viene il budino classico. Dunque, oltre a farlo con la classica cottura, diciamo quella convenzionale, lo si può fare anche nelle microonde, però non utilizzando la stagnola, ma il bicchiere. Ecco, preparata appunto questa crema, amalgamando un uovo, abbiamo detto 100 grammi di zucchero, il cacao, aggiungiamo il cacao, quanto ce ne vuole di cacao? Allora, su un uovo ci vogliono circa almeno 40 grammi. E poi anche gli amaretti sbriciolati. In questo caso anche gli amaretti sbriciolati, che possono essere, diciamo, anche non messi nella ricetta, ma messi poi, come vedete, sopra come decorazione. Quindi, diciamo, è opzionale se utilizzarli proprio nella preparazione direttamente oppure soltanto come decorazione. Yusra, non ce ne andiamo finché non ci hai spiegato anche questi deliziosi baci di dama. Per i baci di dama mi serve 300 g di burro, 300 g di nocciolo, 300 g di zucchero, 300 g di farina e un uovo. Bene, e otteniamo questa pasta. Poi con le mani, aiutandoci con le mani, facciamo delle palline che andiamo a mettere in questa teglia, sempre con il fondo ricoperto da carta da forno. E professore, poi come si arriva al finale? Allora, tanto viene fatta questa pasta frolla con queste proporzioni che diceva, con nocciole, burro, zucchero, viene impastata e viene lasciata riposare in frigorifero a una temperatura di circa 6 gradi. Dopo circa mezz'ora viene ripresa, viene impastata e si formano queste piccole biglie, le quali vengono messe in ordine sulla teglia con carta da forno e vengono infornate a 180 gradi per almeno 12-13 minuti. Dopodiché, infornate, usualmente la cottura le rende praticamente mezze sferiche, no? Una mezza sfera, e si vanno, sciogliendo poi della cioccolata, si vanno a passare nella cioccolata e poi ad unire in questo caso, formare il famoso bacio di dama, che è nient'altro che l'incontro tra due paste frolle. Certo. E siamo arrivati alla tavolata finale. Professore, vogliamo fare un riassunto delle preparazioni che sono state oggetto dell'attività di laboratorio di quest'oggi. Ok, dunque, la cucina piemontese, abbiamo voluto ricordare tra i vari piatti l'insalata russa, servita sia per il servizio all'italiana che quello direttamente al vassoio, all'inglese o alla francese, poi la bagna cauda, servita con praticamente verdure, peperoni, diciamo prodotti di stagione, la salsa verde che si accompagna col bollito, in questo caso l'abbiamo alla nostra destra, sì. Per arrivare poi ai nostri ravioli, agnolotti, ravioli diciamo per noi spezzini, liguri, ma agnolotti in salsa con ragù, fino ad arrivare al nostro risotto col barolo, il bollito come dicevo prima con la nostra salsa verde, i baci di dama, i crumini, ricordo di Re Vittorio Emanuele, e lucis in fondo il bonnet al cioccolato. Ecco, voglio
dedicare questi ultimi minuti di questa puntata per rivolgere di tutto cuore ai nostri telespettatori tanti cari auguri di Buon Natale, di un felice anno nuovo. Ci ritroveremo con gli studenti, i professori dell'alberghiero ormai nel 2022. E il mio augurio in particolar modo va a questi ragazzi, a tutti i ragazzi, perché guardando a Gesù Bambino che nasce, possano chiedergli di non spegnere mai in loro l'entusiasmo e la speranza, perché queste giovani generazioni si stanno impegnando tanto per costruire il loro futuro e speriamo che sia pieno di promesse e di buoni auspici. Quindi un augurio a questi ragazzi e a tutti i ragazzi e poi a tutto il personale di questa scuola, docenti e personale non docente, ma soprattutto alla dirigente scolastica Margherita Gesu. A tutti quanti auguri di buone feste e di un buonissimo 2022. Auguri ai quali unisco un ringraziamento per averci fatto entrare con le telecamere, come ormai facciamo da tanti anni, appunto durante le lezioni di cucina, di sala, eppur nelle grandi difficoltà in cui ci troviamo ad operare tutti quanti. E quindi penso che l'augurio migliore sia proprio questo, in questa festa che è la più importante dell'anno, ci auguriamo che il Salvatore appunto riesca a liberarci da questa tremenda pandemia. Dottoressa Molino, i suoi auguri. Io mi unisco assolutamente al vostro augurio, che è diciamo un augurio di serenità, e spero veramente che i nostri ragazzi imparino tanto anche da queste esperienze. E stesso la parte mia, un augurio a tutti quanti, ricordando che comunque la ristorazione va avanti, i nostri ragazzi sono impegnati tutto l'anno e nonostante i problemi insomma riusciremo a sconfiggere anche questi. Certo, e quindi godiamoci queste feste, sediamoci intorno ad una tavola riccamente imbandita con i piatti del Natale, ma seguendo tutte le indicazioni che ci sono state date, cioè il distanziamento, cercare di portare la mascherina anche all'interno delle nostre case quando non si consuma o si degusta un piatto. Ogni tanto aerare i locali, cercare di limitare i baci e gli abbracci. Queste purtroppo sono le indicazioni, ma ciò nonostante auguro a tutti lo stesso di godere di una bellissima giornata e di un anno pieno appunto di buone promesse. E allora voglio rivolgere di nuovo tanti auguri, ma perché abbiano un sapore internazionale, facciamo parlare la nostra studentessa marocchina che ci farà un augurio nella sua lingua. Sana Saida, buon anno significa. Benissimo, e allora tutti insieme un applauso a tutti e buon Natale e felice anno nuovo.